Perché la Banca Europea degli Investimenti finanzia progetti per oltre 50 milioni di euro e questo sicuramente non è gestibile al piccolo comune. Probabilmente lo diventa gestibile già per un comune come la dimensione di Gela se pensa non solo all'energia ma pensa alla mobilità, pensa a una serie di cose. Però lo si può fare anche in modo molto semplice se ci si aggrega. Allora, la mia idea qual è? Aderiamo a questi patti di sindaci, poi il professor Pezzini dirà esattamente come si fa e anche il dottor Ballesteros ne parleranno sicuramente. Aderiamo, si fanno le delibere del Consiglio Comunale, si consorziano i comuni, la posso dire a Antonello, vediamo che idea è, mi sembra quasi eretica, ma è la sana eresia che fa cambiare il mondo. Facciamo un bando con la progettazione integrata e ci rivolgiamo al privato, apriamo e mettiamo questa collaborazione, anche perché io penso poi, anche quando rifaremo questi impianti, ma chi li gestirà? Chi la farà la manutenzione di questi impianti? Allora perché non affondare già in partenza, visto che si tratta di tecnologia speciale, la legge lo prevede, questi comuni individuano quella che Antonello Pezzini chiama con una sigla difficile ESCO, ma che significa semplicemente, anche a me, cosa sono queste ESCO, la prima volta che lo sentivo? Sono Energy Service Company, compagnie di servizio energetico. Sono, io non mi piacciono, sapete, a me non piacciono le parole difficili, non ci marcio con queste, mi piace la parola semplice, io chiaro dico la parola onesta, quella che si capisce, comprensibile, a creare una vera comunicazione. Allora, se noi creiamo queste compagnie di servizio dell'energia, possiamo avere, loro ci fanno i progetti, in 6 mesi ce li fanno, si istituisce queste società che sono pubblico-privato, il comune comincerà e dopo un po' di si presenta il progetto e viene finanziato immediatamente dalla Banca Europea, entro l'anno cantieriamo e cominciamo a creare lavoro, sviluppo. È tutto, perché non è che poi devi fare l'appalto per installare, lo fai una sola volta e chiudi tutta la vicenda e dopo